Partiranno lunedì 15 marzo i lavori tanto attesi per la frana storica di Castello sulle colline di Pietrasanta, un cantiere che vale 330.000 euro per la messa in sicurezza della strada, l'unica che porta al borgo. È il primo dei due lotti già finanziati per ripristinare il tratto di versante franato nel 2014. Per limitare i disagi ai residenti, che a causa del cantiere potranno transitare con i mezzi solo in alcuni momenti della giornata, il Comune sta provvedendo ad una manutenzione straordinaria al passaggio pedonale. Illustrare gli interventi, che dureranno circa 4 mesi, sono arrivati in paese il sindaco Alberto Giovannetti, l'assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci, la dirigente Valentina Maggi e i tecnici della ditta incaricata. Dobbiamo tutti insieme cercare di andare a risolvere quelle problematiche che purtroppo sono anni che sono lì ferme e non c'è stato modo di risolverle. E cerchiamo, laddove c'è necessità, di creare una collaborazione con chi in questo momento, come gli abitanti di Castello, subiscono una situazione un pochino più critica per i passaggi. Ci siamo confrontati e stiamo cercando di risolvere le varie problematiche che sono emerse. Non solo Castello e Vitoio, è in via di completamento anche il secondo lotto di interventi per la messa in sicurezza di via Capriglia, intervento da 750.000 euro. Il cantiere è a buon punto ed è prevista a breve la consegna dei lavori.